Open Day oggi e domani domenica all'Istituto Sciascia per illustrare quali sono i nuovi indirizzi e perché iscriversi al vostro istituto. Open Day in tantissimi fine settimana, ma anche durante le mattine di lezione abbiamo aperto le porte dell'istituto agli studenti chiamati prossimamente alla scelta della scuola superiore da frequentare. Tutti disponibili a raccontare la nostra esperienza all'interno di un istituto tecnico che ha una tradizione lunghissima, che consente tutte le possibilità non soltanto dei lavori che oggi si conoscono, ma anche di quelli che stiamo provando ad immaginare o che saranno poi ai quali lavori potranno essere interessati i nostri alunni, futuri diplomati. La cosa che vogliamo far comprendere alle famiglie è la necessità di prenderci cura dei ragazzi, il bisogno che avvertiamo di ascoltare le loro richieste, di conoscere da vicino le loro aspettative, il loro metodo di studio, il loro stile cognitivo, il loro approccio. E lo facciamo con gli indirizzi che caratterizzano questa scuola, l'indirizzo economico e l'indirizzo tecnologico e l'articolazione turismo. Chiaramente le attività in classe sono pensate per mettere assieme anche questi campi del sapere e questi futuri sbocchi professionali, quindi molto spesso gli alunni delle classi dell'indirizzo economico e del turismo affrontano lo studio, per esempio, di Agrigento attraverso le novelle di Pirandello e poi creano un percorso attraverso un'app o uno strumento che possa essere messo a disposizione di tutti e lo costruiscono assieme agli studenti delle classi del tecnologico. Questo per dire che qualsiasi lavoro futuro può comportare il lavoro di squadra all'interno della quale ciascuno con le proprie competenze aiuta nella progettazione di un percorso significativo. Ci piace anche rendere responsabili i nostri alunni a narrare se stessi e a raccontare la scuola, per cui sono loro che guidano i compagni più piccoli per far conoscere loro i laboratori, le attività e quant'altro si svolge all'interno di questo istituto. Vogliamo far sapere alle famiglie che la nostra idea di inclusione riguarda sia lo stile cognitivo dei ragazzi, sia l'attenzione a bisogni specifici, per cui il progetto della concessione dei libri in comodato d'uso viene incontro ad esigenze economiche delle famiglie. Il fondo di solidarietà è un fondo pensato per sostenere i costi dell'abbonamento al teatro, della visita guidata, del viaggio di istruzione, perché qualsiasi delle attività non debba fare conti o pesare su situazioni particolari, familiari, di cui la scuola deve tener conto se vuole essere davvero inclusiva. Ma l'idea che ci spinge al rivolgerci ai bisogni di tutti riguarda anche l'istituzione di un fondo per la valorizzazione del merito. Perché l'esigenza di dire ai ragazzi che quando si vale si viene premiati è non un'idea programmatica, ma qualcosa che va effettivamente realizzato, per cui premiare il bravo dandogli un abbonamento al cinema o in palestra o una borsa di studio significa dirgli che poi domani, quando farà bene, avrà un riconoscimento anche al lavoro. Questo è quello che in estrema sintesi può essere detto di questa scuola, che invitiamo però i genitori a scoprire in altre peculiarità che sicuramente mettono ciascun docente e ciascun lavoratore all'interno di questa scuola a compiere ogni giorno un piccolo miracolo, ma soprattutto ad affrontare in prima persona una sfida. Oggi Open Day all'Istituto Sciascia per illustrare, diciamo, ai genitori e ai nuovi alunni quali sono gli indirizzi del vostro istituto e in particolare gli obiettivi che si intraprenderanno anche verso un domani lavorativo.
Sì, oggi porte aperte all'Istituto Tecnico Leonardo Sciascia di Agrigento, lo facciamo raccontandoci e cercando di far conoscere al territorio ciò che contraddistingue la nostra offerta formativa, ovvero la didattica laboratoriale. Tanti spazi aperti questa mattina insieme a tanti nostri studenti che illustrano le modalità di lavoro presso il nostro istituto, dal laboratorio di arte al laboratorio di informatica al laboratorio di lingue straniere, perché siamo assolutamente convinti che la didattica laboratoriale che mette gli studenti in situazione, che li rende protagonisti del loro processo di apprendimento, sia quella che meglio li accompagna al successo formativo. Professor Francesca. Lei ha deciso di iscrivere suo figlio per quali motivazioni qui allo Sciascia? Perché è una scuola valida, ne ho sentito parlare molto bene e poi ho letto che ha molti sbocchi professionali. Giulia Fortunato. Sei al quinto anno, ormai siamo a conclusione, però lanciamo un appello a chi si vuole iscrivere al vostro istituto, alla luce anche della tua esperienza. Ok, io faccio parte, frequento il corso turistico, quindi studiamo lingue, arte, economia e diritto, quindi tutte quelle materie che si possono anche studiare all'università, quindi si può anche seguire un percorso di economia o anche di diritto oppure di lingue. Sicuramente è ovviamente un'esperienza molto bella perché con la nostra scuola visitiamo i vari territori agrigentini, abbiamo anche l'opportunità di fare le guide turistiche anche alla Valle dei Templi con i nostri compagni oppure se c'è l'opportunità con dei turisti. Al diploma conseguito possiamo comunque lavorare anche direttamente nelle varie imprese turistiche oppure proseguire gli studi universitari.